cammino per l'Europa è il titolo del seminario conclusivo dei progetti PON e di approfondimento progetto PON-C3 Legale al Sud del Circolo Didattico Enrico Longo. La realizzazione delle azioni progettuali ha rappresentato un momento di grande impegno per tutti gli attori coinvolti, consapevoli dell'importanza che tali attività hanno nel percorso di vita, di formazione ed educazione dei bambini e dell'opportunità di sperimentare percorsi nuovi sia dal punto di vista metodologico sia didattico. Si cerca di realizzare una forte motivazione e una forte spinta, una forte gioia negli alunni. E infatti alla conclusione noi possiamo prendere atto, senza smentirci, che negli alunni c'è partecipazione, entusiasmo, interesse e gioia. Già questo elemento è un indice che ci fa capire come la didattica e la metodologia deve essere modificata anche durante le ore cosiddette curriculari. Quindi, al di là dell'arricchimento dal punto di vista delle conoscenze, dal punto di vista delle esperienze, quello che è importante è la ricaduta sul piano, diciamo, dell'innovazione didattico-metodologica, perché tutti gli alunni trovino a scuola entusiasmo, gioia e interesse. In linea con quanto già dichiarato nelle linee guida appunto del manifesto UNESCO sulle biblioteche e sui servizi multiculturali che vanno garantiti a tutte le minoranze etniche, linguistiche e culturali, abbiamo appunto come Consiglio regionale della Puglia accolto di buon grado le attività che intercorrono tra l'istituzione, in questo caso appunto il Consiglio regionale, e le istituzioni scolastiche, quindi l'ufficio scolastico e l'università. È nato un protocollo d'intesa e attraverso questo protocollo d'intesa cerchiamo di attivare appunto tutte quelle attività che hanno come messaggio predominante l'intercultura. L'intercultura è un'attività che oramai è veramente molto attuale, visto il rapido e massiccio susseguirsi di stranieri che vengono ospitati appunto in quelle agenzie educative che possono essere sia le scuole, le università, ma anche le biblioteche, e quindi è necessario attivare questa rete affinché appunto il messaggio interculturale possa addentrarsi e prendere radici proprio sul territorio, e su questo noi siamo molto ben predisposti a portare appunto il Consiglio regionale nelle classi. Questo progetto, attivato con il Circolo Enrico di Latiano, segna un altro passo avanti nella collaborazione tra il Laboratorio di Pedagogia Interculturale dell'Università degli Studi di Bari e la Scuola di Latiano. Si è lavorato molto con questi bambini sull'educazione interculturale, cercando di far comprendere loro come la diversità è una ricchezza e una risorsa e non un limite o un ostacolo. Abbiamo predisposto con i docenti una serie di attività, di iniziative didattiche per cercare di creare un clima di accoglienza e di integrazione. Il risultato finale è quello di formare dei cittadini che sappiano relazionarsi con le diversità, che sappiano interagire con le diversità e che sappiano convivere con le differenze. I progetti PON rappresentano una grande risorsa per la nostra scuola, per i nostri giovani e per i nostri discenti, perché attraverso essi è possibile dare vita a dei percorsi formativi nuovi che si occupano proprio della formazione non solo scolastica del discente, ma della formazione del cittadino di domani. In particolar modo sono stati toccati i temi della legalità, l'importanza di questo valore che viene trasmesso quindi a queste giovani generazioni che potranno poi adottare e mettere in pratica da adulti questi importanti appunto valori. Un altro progetto molto importante che ormai si rinnova da 6 anni è quello legato alla musica, legato al coro di Voci Bianche e all'arcobaleno delle note, che oramai ha raggiunto una tale maturità. Quest'anno siamo proprio
arrivo di ritorno in questi giorni dal Teatro San Carlo di Napoli, dove il coro si è esibito in uno dei tempi della musica europea, ha partecipato al concorso proprio Città di Napoli, Teatro San Carlo, aggiudicandosi addirittura il secondo posto. In questo PON il CSV è stato partner, ovviamente, in quanto avendo a che fare con tutto il volontariato della provincia di Brindisi, e tra l'altro abbiamo stipulato anche un protocollo con l'ufficio scolastico provinciale e la provincia nell'ambito del nostro progetto scuola, è sembrato naturale aderire a questo PON della scuola sulla legalità spiegata ai bambini più piccoli. Noi sull'aspetto di legalità ovviamente ci lavorano le associazioni che lavorano con noi, per cui noi facciamo sostegno del volontariato, no? Che sosteniamo, e sull'aspetto della legalità noi lavoriamo soprattutto favorendo la partecipazione dei cittadini, cioè cerchiamo di promuovere il volontariato tra i ragazzi in modo da aumentare la partecipazione del cittadino giovane. Cercare all'interno delle associazioni di volontariato di favorire le reti, cioè la conoscenza reciproca e il lavoro insieme, in modo che abbiano una massa critica sufficiente per fare qualche cosa che abbia un impatto reale sulla società e non solamente locale. E poi favorendo proprio il rapporto con le istituzioni, nel senso di far sì che il volontariato e il cittadino si attivino e vengano favoriti, come prevede l'articolo 118 della Costituzione, nel loro cura dell'interesse comune o nei beni comuni. Quindi questo è un po' il ruolo che il CSV ha all'interno di questi tipi di progetti. Ovviamente, oltre che interagire direttamente con gli alunni, con i nostri operatori che ormai sono qualificati nel promuovere il volontariato presso le scuole, anche con i bambini più piccoli. Quest'anno è stata la prima esperimento con le elementari che ci ha interessato molto e ci è piaciuto molto.